Cristo è in mezzo a noi. Il giorno 25 novembre la Chiesa celebra la memoria della megalomartire di Cristo e sapientissima Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto, morta nel 305 sotto Massimino. È interessante notare che la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, coincide con questa figura di donna cristiana che ha subito la morte per la sua fede e per non essersi sottomessa ad un uomo che la voleva sposare con la forza. A questo punto la potremmo considerare la protettrice di tutte le donne che subiscono violenza. I testi agiografici parlano di Caterina come di una bella giovane cristiana, figlia di nobili, abitante ad Alessandria d'Egitto. Qui, nel 305, arriva Massimino Daia, nominato governatore d'Egitto e Siria. Per l'occasione si celebrano feste grandiose che includono anche il sacrificio di animali alle divinità pagane, un atto obbligatorio per tutti i sudditi. Caterina però invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come Redentore dell'umanità e rifiuta il sacrificio. Non riuscendo a convincere la giovane a venerare gli dèi, Massimino convoca un gruppo di filosofi alessandrini perché la convincano ad adorare gli dèi. Ma è invece Caterina che convince loro a farsi cristiani. Per questa conversione, così pronta, Massimino li fa uccidere tutti. Poi richiama Caterina e le propone addirittura il matrimonio. Al rifiuto della giovane, il governatore la condanna a una morte orribile. Una grande ruota dentata farà strazio del suo corpo, ma un angelo venne a distruggere la ruota prima che Caterina potesse essere torturata su di essa. Questo è il motivo per cui una ruota è sempre mostrata in molte icone di Santa Caterina. In seguito verrà però decapitata. Non c'è dubbio che Santa Caterina fosse saggia. In realtà il suo titolo è Santa Caterina la Sapientissima, Pansofu in greco. A nessun altro santo è stato dato questo titolo. Non è stata solo la sua saggezza che l'ha resa santa, ma la sua volontà di usare la sua saggezza per portare gli altri a Cristo. Altri santi hanno portato le persone a Cristo attraverso la guarigione o la scrittura. Santa Caterina testimonia per Cristo attraverso l'oratoria e il dibattito. La lezione di Santa Caterina è che non solo dobbiamo essere saggi nella fede, ma anche disposti a testimoniare la nostra fede, disposti a vivere per la nostra fede e persino disposti a morire per essa. La storia narra che gli angeli portarono miracolosamente il suo corpo da Alessandria fino al Sinai, dove ancora oggi l'altura vicino a Gebel Musa, montagna di Mosè, si chiama Gebel Caterin. Questo sarebbe avvenuto nel novembre del 305. Così preghiamo Santa Caterina nella liturgia bizantina. Cantiamo la sposa di Cristo, degna di ogni lode, la divina Caterina, protettrice del Sinai, nostro aiuto e soccorso. Essa ha splendidamente chiuso la bocca con la spada dello Spirito, ai più abili tra gli empi, ed ora, incoronata come martire, chiede per tutti la grande misericordia.